tutta la parte del verde, voglio ringraziare il COIME che ha dato un contributo importante, voglio ringraziare tre volte la Reset. È un intervento straordinario che rende possibile un intervento ordinario. Dopo l'intervento straordinario che abbiamo fatto al Monte Pellegrino, dopo l'intervento straordinario che abbiamo fatto alla circonvallazione, l'intervento straordinario alla Favorita conferma che le aziende partecipate del Comune e l'amministrazione comunale sono un tutt'uno, una straordinaria collaborazione fra l'area verde da una parte, ma Reset, Rappa, MG Energia, COIME, piuttosto che AMAP, Acquedotto, sono impegnate in questa straordinaria operazione che ovviamente costituisce un modello di intervento. Il prossimo intervento sarà nel quartiere Zen. Noi abbiamo recuperato questo parco oggi è tornato ad essere uno splendore. Abbiamo iniziato, grazie all'impegno dell'area verde, con il recupero della struttura equestre, che proprio il sabato e la domenica dopo Pasqua ospiterà una straordinaria rassegna di cavalli arabi venuti da tutto il mondo a Palermo. Avevo detto che la Favorita doveva essere il nuovo Teatro Massimo, siamo in cammino perché sia il nuovo Teatro Massimo di Palermo. Ovviamente è un punto di partenza perché adesso abbiamo pronto l'avviso per poter dare in concessione la coltivazione dell'agrumeto a operatori del settore. La Favorita deve essere un luogo nella quale è normale venire non soltanto a fare jogging ma anche a passeggiare col carrozzino, con i bambini e a trascorrere un tempo sereno in mezzo al verde in questo straordinario parco che fa di Palermo una città che ha un parco grande nel cuore della città. L'intervento della RAP è stato quello relativo ai guardrail, alla pulitura, allo smaltimento dei rifiuti che derivavano dalla potatura degli alberi e anche la pulitrice per quanto riguarda tutta la parte delle piste ciclabili e bordi e tutto il lavoro interno di pulizia all'interno del parco. È un intervento straordinario. È un metodo di intervento che vede le partecipate tutte insieme con la Reset per fare interventi di tipo straordinario, poi così l'ordinario verrà gestito molto più facilmente.